Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme delle frittelline o zeppoline salate veloci. Sono dei bocconcini gustosi e golosi perfetti per accompagnare salumi, formaggi o verdure. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare le nostre frittelle abbiamo bisogno di farina 0 o 00, acqua fredda di rubinetto, lievito istantaneo per torte salate, un pochino di sale e erbette aromatiche. Io sto utilizzando timo, maggiorana ed alloro, ma a vostra scelta potrete utilizzare anche la salvia o il rosmarino. Comincio ad aggiungere il lievito istantaneo alla farina, metto anche il sale e le erbette aromatiche. Miscelo con una frusta. Come al solito, tutti i pesi sono scritti in info box sotto il video. Ed ora aggiungiamo l'acqua. E misceliamo. Lavoriamo così per circa un minuto e mezzo, fino a che vediamo che l'impasto è liscio e senza grumi. Eccola qui, la nostra pastellina è pronta. Ora possiamo trasferirci sui fornelli dove ho già messo una padella con abbondante olio di semi di arachidi e lo faccio arrivare alla temperatura di 165 gradi. Ora con due cucchiai bagnati così nell'olio prendiamo un pochino di impasto alla volta e lo tuffiamo in padella. Questa è la quantità di impasto da mettere in padella. Abbassiamo leggermente la fiamma e le lasciamo cuocere per un minuto e mezzo. Le frittelle sono pronte, possiamo scolarle. E le mettiamo su un vassoio con carta assorbente.
E allo stesso modo cuociamo tutte le altre. Controlliamo la cottura, ma possiamo vedere che sono belle dorate. Vedete? Quindi possiamo spegnere il gas e scolarle. Ecco le nostre frittelline pronte, ora preparo un piatto per portarle in tavola. Croccanti all'esterno, soffici all'interno, davvero deliziose. E adesso sono proprio pronte per accompagnare dei salumi, dei formaggi o delle verdure grigliate. Sono dei bocconcini golosissimi, velocissime da preparare e molto economiche. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che le mie frittelline alle erbe aromatiche siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.